questa puntata. Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030. Presentato il bilancio della clinica di riabilitazione. Biblioteche domestiche di Mario Cenci. Torna a Vinci la festa dell'unicorno. La cultura Toscana Creativa 2030, il processo partecipativo e di indagine per analizzare come nasca l'offerta culturale nella nostra regione. Un percorso voluto dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale. Servirà anche ad approfondire le regole che disciplinano lavoro, organizzazione e finanziamento dei progetti con momenti di verifica e confronto con operatori, rappresentanti sindacali e istituzioni del settore. A proporre questo percorso di ascolto e riflessione collettiva la Giunta e il Consiglio regionale con la quinta commissione e l'assessorato alla cultura, con le rappresentanze sindacali di CGIL e CISL e UIL nella sezione dedicata al lavoro, supportati da Fondazione Sistema Toscana e IRPET. Rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008 mi sembra, o 2012, compie otto anni, ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, e ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio. Quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana e anche cercando di dare risposta specifica ai lavoratori di questo settore delicato. Non per nulla con noi nella grande barca degli Stati Generali sono i sindacati maggiori, i sindacati regionali, che hanno lavorato alla sezione del questionario dedicata al lavoro e che ci aiuteranno a leggere anche in filigrana i risultati che verranno da quel fronte. Sono molte le cose che vorremmo dire, è un settore che ogni giorno ci rivela davvero una quantità di dati, di notizie di cui non siamo perfettamente consapevoli. Uno degli obiettivi è anche quello di davvero innescare un cambio di mentalità anche nei nostri cittadini, che imparino a valutare questo settore come un settore di lavoro. Molto spesso si dice una battuta agli artisti, viene detto sì, ma di lavoro che cosa fai? Ecco, noi vorremmo che fare l'artista in Toscana fosse un lavoro vero, fosse com'è davvero e fosse riconosciuto da tutti e che non si dovesse più pensare soltanto alla dimensione dell'offerta culturale come ricreazione. Ecco, il culturale è lavoro, è industria, è ricchezza, è sviluppo del territorio. Importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, delle associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente.
la Toscana, come tutta l'Italia, il mercato del lavoro, il tema del lavoro in Toscana come tutta l'Italia è investito da un processo, diciamo, di impoverimento del volume, diciamo, di lavoro in termini di intensità, di ore di volume di lavoro, in termini anche di salariale. Ed è ovvio che quindi questo fenomeno coinvolge, forse in misura anche superiore ad altri comparti, sicuramente il settore culturale. La cultura è attivata, l'occupazione della cultura, i redditi della cultura sono attivati dalla spesa delle famiglie, dalla spesa della pubblica amministrazione, dagli investimenti delle imprese e della pubblica amministrazione. E quindi molto dipende naturalmente dall'andamento del ciclo economico. Ora c'è da dire che favorevolmente è la spesa culturale è fortemente elastica al ciclo economico. Noi veniamo in una fase di profonda recessione, non ne siamo usciti nel 2021, avevamo aspettative positive e quasi entusiastiche, ora le vicende, diciamo, del conflitto e anche la crisi energetica attenuano questo entusiasmo in modo deciso. Però, diciamo, da un lato, guardando un orizzonte di più lungo periodo, possiamo pensare che anche grazie all'allentamento dei vincoli del patto di stabilità vi sono delle condizioni perché possa aumentare sia la spesa delle famiglie che la spesa, diciamo, della pubblica amministrazione in questo settore e negli investimenti in questo settore. Questo è decisivo per garantire anche dei salari degli stipendi superiori. Non c'è un lavoro non povero senza spesa pubblica e senza investimenti in generale. Clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo è ormai giunto alla quinta edizione. La clinica di riabilitazione, una società per azione a prevalente capitale pubblico, è diventata nel frattempo il punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale, oltre che parte integrante del sistema sanitario regionale e del sistema di ricerca nazionale del settore, in continuità con il percorso di comunicazione, dialogo e trasparenza intrapreso. Il bilancio 2021 è stato presentato a Palazzo del Pegaso. Eccellenza in Toscana ormai ci ha abituato bene negli anni passati, il centro di riabilitazione toscana è da sempre un fiore all'occhiello della nostra sanità, insomma poche regioni possono vantare di avere una clinica di riabilitazione, in questo caso fra l'altro all'interno dell'ospedale della Gruccia, è a capitale mista, partecipazione chiaramente maggioritaria da parte del pubblico. Questo lo colloca secondo noi in una filiera di spostamento dall'ospedalizzazione al territorio, cioè le persone hanno più bisogno di uscire dall'ospedale, di essere presi in carica da strutture come questa. Il fatto di presentare un bilancio sociale significa rendicontare agli stakeholder, quindi a tutti i portatori di indirizzo, di interesse, non solo un bilancio con i numeri, ma quanto questo bilancio ha portato, ha impattato nel tessuto sociale economico di quel territorio. Insomma, siamo contenti di presentarlo ancora una volta in Consiglio regionale, complimenti al Presidente, al Direttore, a tutti gli operatori di quella struttura che anche in un momento molto molto difficile come quello del Covid hanno saputo investire ancora in qualità. Siamo poche realtà toscane, siamo solo tre, una a Volterra, una a Firenze e una nel Valdarno, e vogliamo significare anche in questa sede, lanciare anche sempre più il messaggio che la riabilitazione è un punto ormai di non ritorno nel percorso di prevenzione, cura e riabilitazione, e purtroppo c'è tanto 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 cammino ancora da fare. La Regione Toscana in prima persona ovviamente è quella che è padrona della programmazione e delle soluzioni anche di carattere clinico e sanitario. L'interruzione dovuta al Covid ha dato un colpo ancora più grosso, se ce ne fosse stato bisogno, alla capacità riabilitativa ospedaliera della Regione Toscana. Bisogna ripartire, e ripartire da dove? Proprio da qui. Che presentare questi dati, quello che è successo in questi ultimi anni nella nostra piccola realtà, è un mezzo per poter diffondere questa esigenza. Perché oggi si investe in riabilitazione meno dell'1% di quanto è stanziato per il servizio sanitario regionale. E penso di poter dire a ragion veduta che c'è tanto cammino da fare. Le
le biblioteche domestiche viste attraverso la lettura attenta, inedita e discreta di Mauro Cenci. Sono 35 i dittici, immagini realizzate dal fotografo che si possono vedere nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi in via dei Pucci a Firenze fino a sabato 30 luglio. Una mostra non solo particolare, una mostra molto bella. Ringrazio Mauro Cenci per averla voluta qui in Consiglio regionale. Noi abbiamo sempre detto che la cultura passa attraverso la capacità di saper raccontare quello che noi siamo. E cosa c'è di più che non quello che siamo in una biblioteca, l'ordine dei libri, come vengono predisposti per autore, i nostri gusti. In una biblioteca c'è il racconto di quello che noi siamo. E oggi vedere qui tante foto differenti che raccontano le differenze di tante famiglie è il segno che noi dobbiamo investire sempre di più in cultura, dobbiamo investire sempre di più nei libri. Pensate che in questo momento tante ragazze non utilizzano la lettura nei libri classici come vedete nelle biblioteche, invece penso che il valore di toccare con mano, di poter sfogliare, è un valore grande che ci rende più belli, e quindi investire sul libro vuol dire investire sul futuro. Sì, beh, i libri sono occasione poi di rapporti, in effetti a questa mostra sono arrivato per rapporti di amicizia, prima Sergio Buttiglieri di Cantieri San Lorenzo, che mi ha fatto conoscere Bemporad, questo bellissimo negozio dove esponeva Mauro Cenci una mostra sugli affacci sull'Arno, e dopo mi ha coinvolto in questa impresa sul paesaggio dei libri, sulle biblioteche domestiche, che è un universo veramente labirintico. Mi spiegava poco fa Mauro che questa libreria qui dietro è la sezione di una grande libreria dedicata ai libri. Ecco, se potessimo sfogliarli poi, ecco, come ho fatto un po' venendo qui in treno e dove avevo uno di questi libri, in realtà poi ognuno di questi libri ha una bibliografia che è grande metà del libro, per cui è veramente un gioco di specchi e di immagini in abisso, dove la fotografia sicuramente ha molte cose da dire. E quindi insomma, ecco, se la immaginava così quando gliel'hanno presentata tra virgolette sulla carta questa mostra? Ma ho visto le prime foto, ecco, devo dire che poi ho seguito da lontano, ma con molta attenzione e con molto piacere, il procedere di questi viaggi di Mauro Cenci attraverso l'Italia. Qualche bibliotecario domestico l'ho trovato io, uno a Milano, addirittura ha fotografato a un certo punto la mia libreria. Mi sono trovato un po' come scriveva una volta Umberto Eco, facendo una prefazione di Andrea Pazienza, mi sono trovato come Cocco Bill che deve parlare di Iacovitti, insomma. Mi sono trovato personaggio in qualche modo dentro questa impresa veramente labirintica ma molto appassionante, e la passione credo che abbia un ruolo di molto sfaccettato a molte facce di questa impresa di Mauro Cenci. Appuntamento dal 29 al 31 luglio con la 16ª edizione della Festa dell'Unicorno di Vinci, che tornerà ad essere la casa di elfi, hobbit e creature fantastiche. È una grande occasione perché la festa ritorna dopo 2 anni di stop dovuti alla pandemia, e quindi è una ripartenza importante, una festa che è arrivata alla 16ª edizione, che è nata per gioco ed è diventata una cosa importante, che ha ricadute importanti sul sistema economico e commerciale della nostra città. Quindi per questo siamo qua, siamo per promuovere la 16ª edizione della Festa dell'Unicorno e invitare cittadini a partecipare numerosi. Vinci sarà al centro delle attività culturali della nostra regione e finalmente si riparte. Dopo 2 anni di stop saranno giornate intense, giornate belle in cui i cittadini non soltanto di Vinci potranno davvero entrare in questo mondo virtuale nuovo, fatto di cosplay, fatto di tante iniziative che coinvolgono soprattutto le ragazze e i ragazzi più giovani. Noi da quando abbiamo
siamo partiti con il lavoro in Consiglio regionale, abbiamo sempre detto di voler sostenere quelle iniziative che permettono ai giovani di potersi sentire protagonisti. Questa è una di quelle, siamo davvero contenti oggi insieme al collega Sostegni, al sindaco Torchia, di poter presentare qui in Consiglio regionale questa bellissima iniziativa.